ci sono le sedi opportune. Qui non si vuole togliere la parola a nessuno. No, mi scusi senatrice, qui non, questo dibattito nasce proprio, perché avrei potuto anche non ammetterlo, proprio per la gravità della situazione politica. Però quando si parla di Presidente della Repubblica, se si critica l'operato del Presidente della Repubblica, lei sa benissimo che c'è un iter particolare per poterlo fare, che non è sicuramente questa assemblea. Lei lo conosce meglio di me, siamo tutti giuristi qui. Certo. E quindi allora non si può fare in questa sede. Allora, si deve Presidente, fare, lo potete fare nelle sedi opportune. No, quindi la pregherei di attenersi a quelle che sono le regole e null'altro. Allora, grazie. Infatti le regole prevedono che ci siano degli organismi che non sono stati nominati, lo so bene, quindi anche volendo non se ne potrebbe parlare. Io sto citando un costituzionalista in un articolo di giornale, questo lo potrò dire in quest'aula se è stato pubblicato. Il costituzionalista ci parla di sovranità nazionale. Io sono costretta a togliere la parola. Non stiamo qui rifacendo tutto l'iter della formazione di un governo che purtroppo non c'è stato. D'accordo? Se lei continua le tolgo la parola. Allora posso chiudere con la parola tolta, semplicemente con una frase.